Oh. Buongiorno e benvenuti ad un nuovo episodio di 4 minuti di storia, arte e cultura a Vienna con la vostra guida virtuale Achim Ferrandina Guriu. Se non avete ancora abbonato questo canale potete farlo adesso, potete lasciarci dei like e dei commenti e se volete supportarci potete farlo tramite la prenotazione di tour o tramite Patreon. Vi lasciamo in merito tutte le informazioni in descrizione. Qui parleremo di Fernando I di Asburgo e dell'Armando di Carlos V, il primo re di Spagna. Scusate, non parlate lo spagnolo? Beh, sinceramente neanche io. Come neanche i viennesi del XVI secolo, quando arrivò un certo Ferdinando di Asburgo per regnare su queste terre, appunto nel XVI secolo. Non so se conoscete il detto, mi sembra spagnolo, in italiano diciamo mi sembra greco oppure arabo, da queste parti dicono appunto mi sembra spagnolo, e per i viennesi del XVI secolo deve essere sembrato molto molto spagnolo quando questo Ferdinando I venne qui, in queste terre, per regnare su di esse. Ferdinando I fu fratello di Carlo V, l'allora re di Spagna, imperatore del Sacro Romano Impero, e da questo momento in poi parliamo di due linee degli Asburgo, una spagnola e una austriaca. Quella spagnola, Carlo V, includeva la Spagna, includeva i Paesi Bassi, altrettanto parti dell'Italia come anche parti del Sud America, e rimarrà sino all'inizio del XVIII secolo. L'ultimo re di Spagna della famiglia Asburgo sarà appunto Carlo II di Asburgo. Quella austriaca, che comprendeva Vienna, l'Austria Bassa, l'Austria Alta, la Stiria, il Tirolo, la Carinzia, altrettanto parti della Slovenia, più avanti anche l'Ungheria e la Boemia, verrà poi dopo regnata dal fratello Ferdinando I. E ora immaginate di essere proprio nel 2021 e arriva un personaggio da molto molto lontano e inizia a regnare appunto su di queste terre qui, ma non parla il tedesco, non parla l'italiano ma lo spagnolo, quindi è un po' difficile, porta con sé anche i suoi ministri che non parlano neanche quelli appunto l'italiano o il tedesco ma sempre lo spagnolo, ed è proprio questa la situazione in cui i viennesi si trovarono nel XVI secolo, appunto quando questo Ferdinando viene qui a regnare su Vienna. E diciamo che non ha avuto un ottimo inizio con i viennesi, c'è anche da dire che con i viennesi tutti gli Asburgo hanno avuto qualche difficoltà, ma lui diciamo non è stato diciamo molto avveduto, se vogliamo, perché appunto parla solo lo spagnolo, ministri spagnoli, introducono anche delle nuove tasse, peraltro non arriva neanche qui a Vienna ma a Wiener Neustadt, cosa che i viennesi diciamo non gli perdoneranno, e peraltro succederà anche che nel 1522 alcuni consiglieri della città di Vienna verranno giustiziati a Wiener Neustadt, quindi abbastanza difficile come inizio, no? Però le cose poi si metteranno un pochettino meglio, quindi arriverà qui a Vienna e farà di Vienna appunto la residenza imperiale dove lui vivrà. A Vienna lui morirà, quello che lui vedrà al suo tempo sarà la riforma, la controriforma e altrettanto il primo assedio ottomano di Vienna nel 1529. Ora la domanda è chiaramente, ma perché giriamo questo episodio qui? Cosa ci ha lasciato Ferdinando I a noi viennesi? Dico noi viennesi perché mi sento un po' un viennese. Beh, di là vedete una parte della residenza invernale degli Asburgo, la Hofburg, il castello della corte, e iniziate a vedere un portale rosso in stile rinascimentale. Questo risale proprio a Ferdinando I, si legge anche Ferdinandus. Se volete sapere di più in merito a questo portale, potete, se volete, anche prenotare dei tour in modo che io possa spiegarvi sia la struttura che anche tutto il simbolismo che vi è dietro. Seconda cosa, sotto quella cupola a destra c'è l'ingresso all'interno della scuola di equitazione spagnola, dove ci sono gli pizzani, quei cavalli che fanno quei bei movimenti. Appunto, proprio questo Ferdinando I sarà, quando verrà a Vienna, colui che porterà con sé circa 150 cavalli dalla Spagna qui a Vienna senza il treno, e questa tradizione di equitazione appunto classica, motivo per cui abbiamo qui a Vienna una scuola spagnola di equitazione classica. Bene. Con questo vi lascio, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo la settimana prossima con il prossimo episodio di 4 minuti di storia, arte e cultura a Vienna. Ciao e alla prossima. Buona giornata. Che hai fatto? È una cosa strana. Devo dirvi che, cosa devo dire, come anche i viennesi nel XVI secolo, come si dice in italiano, è proprio quel tempo succedeva che non avevano le telecamere, di conseguenza non erano abituati e mi sono incartato. In descrizioni, è nel primo. In descrizioni? Ah. Una pizza margherita.